comunque ci aiuta a lavorare meglio, okay? E io ripeto, sono sempre stato appassionato dell'uso delle nuove tecnologie per i ragazzi. Io ricordo che ho imparato a conoscere qualcosa come 30 anni fa, perché avevamo un ragazzino che doveva frequentare l'ITIS di Fossano, operare quattro motori, e grazie alle tecnologie riusciva ad andare avanti, anche se in quel caso il software all'epoca l'aveva scritto l'ITIS stesso, la scuola stessa, gli studenti stessi che lo aiutavano ad andare avanti, perché allora ovviamente le tecnologie, oltre che essere care, erano anche non sempre erano totalmente disponibili, come ora vedo andare avanti, come passi in avanti, insomma, ci sono computer tradizionali, gli schermi touch ovviamente non c'erano, e ovviamente, come capite, sono uno strumento su bambini piccoli molto più facili e intuitivi da utilizzare e flessibili. Però ripeto, io credo che sia bello, perché ripeto, è un appuntamento, io ho già partecipato a qualcuno di questi incontri annuali, è bello ritrovarsi, perché progressivamente la sede si dota sempre di più di attrezzature, ovviamente in collaborazione con il centro di ipovisione, e ovviamente tutte queste cose, oltre che essere diventate sempre più accessibili, ovviamente diventano sempre più di interesse per i ragazzi, perché comunque i bambini e i ragazzi spesso sono difficili da agganciare, però il discorso che il telefonino touch lo vedono usare dai loro genitori, mi fa sempre ridere quando c'è intanto qualche genitore che compra un telefonino finto touch al bambino, e quello vuole quello vero, mica, anche il bambino piccolo, e dice: ah, se vuole quello vero, mica si fa fregare da qualcuno che qualche cosa che non funziona. E quindi davvero grazie di essere qua oggi, grazie di questo percorso che ha portato la